Cari amici, buona giornata, buon fine settimana, rieccoci qui nel nostro spazio YouTube da Lux. Come vedete dall'immagine di video copertina, oggi parliamo di WWE, quindi di intrattenimento spettacolo. Sappiamo come i mesi estivi siano belli, tra virgolette, come anche il clima bollenti, e in termini di premium live event, pay per view, ci prepariamo a vivere un luglio, agosto e chissà forse anche i primi di settembre con diciamo, le attenzioni molto elevate. Infatti già nella puntata della notte scorsa di SmackDown, i DIY di Johnny Wrestling Gargano e Tommaso Ciampa hanno conquistato il trono di coppia di categoria di SmackDown, battendo ormai gli ex campioni degli U-Turn Down, Austin Theory e Grayson Waller. Ovviamente per Johnny Gargano e Tommaso Ciampa è un po' un sogno che si avvera, quello di vincere i titoli di coppia nel main roster. Già SmackDown, che si è svolto appunto a Toronto, città dove si svolgeranno anche nella notte tra oggi e domani mattina Money in the Bank e tra domenica e lunedì NXT Heatwave. Per esempio abbiamo come classico del pay per view Money in the Bank le due sfide delle valigette, per quello maschile possibili vincitori Jey Uso, Drew McIntyre, per quella femminile Tiffany Stratton su tutte possibile vincitrice. Ma perché no anche Liria Valchiria, per non dimenticare anche Damian Priest contro Seth freaking Rollins, dove è a doppia stipulazione in caso di sconfitta di Rollins, diciamo che il marito di Becky Lynch non potrà avere più chance titolate fino a quando Damian Priest sarà campione, mentre se Rollins batterà e conquisterà il titolo mondiale di Damian Priest, Damian dovrà lasciare il Judgment Day. Sfida non meno importante è quella tra Sami Zayn e Bron Breakker. Chissà se Bron Breakker riuscirà a detronizzare Sami Zayn. E poi il 3 contro 3, il grande Six Man Tag tra l'American Nightmare, Cody Rhodes, Randy Orton, Kevin Owens contro la Bloodline, Solo Sikoa, che è l'attuale capo tribù, ma attenzione perché Roman Reigns potrebbe essere dietro l'angolo per vendicarsi appunto di Solo Sikoa. Tama Tonga, Jakob Fadu con l'assistenza di Tongaloa. Sicuramente penso che ne usciranno belle cose da Money in the Bank con Trish Stratus, presentatrice ufficiale anche perché di casa, nativa di Toronto, Canada, Heatwave NXT, dove ovviamente abbiamo tutti i titoli, se non vado errato, in palio, dai tag team maschili, nordamericano femminile, nordamericano maschile, quello femminile massimo, dove ovviamente tutti ci aspettavamo Giulia, la lottatrice di origine italiana, ma sicuramente la vedremo molto presto. Il match a 4 per il massimo lavoro
detenuto da Trick Williams. Bene, per questo appuntamento è tutto. Per non dimenticare che poi ovviamente dopo Money in the Bank e Heat Wave sicuramente avremo SummerSlam a Cleveland, chissà un possibile ritorno in auge per quanto riguarda però NXT di Super Brawl, il primo live event pay per view che fu della WCW più di 20-30 anni fa. Io saluto voi tutti, tanto ci prepariamo, manca ancora un bel po' al ritorno della Serie A, che quest'anno si chiamerà Serie A Any Live, e Big Match su Sky. Ciao!